Anci Abruzzo con il presidente Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, il forum delle associazioni familiari dell'Abruzzo con il suo presidente Paola D'Alessio hanno sottoscritto un interessante protocollo d'intesa. L'iniziativa, alla presenza di Maria Concetta Falivene, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, con la quale si dà avvio a un rapporto di reciproca collaborazione volto allo scambio di esperienze e alla realizzazione di azioni concrete destinate a favorire l'attuazione di politiche familiari comunali o di aggregazioni di comune anche nell'ambito del più generale obiettivo di combattere lo spopolamento delle aree interne montane, con l'obiettivo di accrescere il benessere e la coesione sociale ed economica. Presidente, cosa possono fare i comuni contro lo spopolamento, per la natalità e soprattutto per le politiche sociali delle famiglie? Possono fare tanto, ma devono essere messi in condizione di poterlo fare con risorse da parte del governo, risorse umane e finanziarie. Ecco perché questo protocollo che sottoscriviamo come ANCI con il forum va a sostegno di tutti i comuni abruzzesi, anche e soprattutto dei comuni maggiormente in difficoltà, i comuni più piccoli, i comuni che subiscono più degli altri gli effetti dello spopolamento, le aree interne in particolare. Abbiamo bisogno di presidi, abbiamo bisogno di rafforzare i presidi relativi ai servizi, servizi che riguardano ovviamente il nostro futuro, quindi le scuole, i nidi, e mettere in atto delle politiche che favoriscano, come stiamo facendo anche a Teramo, ma è un obiettivo ovviamente che deve essere comune, servizi a domanda individuale sostenibili dal punto di vista economico, con tariffe giuste, con tariffe che garantiscano anche la possibilità per le famiglie di usufruire dei servizi educativi della prima infanzia che sono fondamentali, i cosiddetti asili nido su cui la Regione Abruzzo deve fare molto di più. Ecco perché ANCI, nel dialogo con il forum, lavora proprio in questa direzione. Quali sono le vostre richieste? È una giornata importante questa perché noi come forum delle associazioni familiari dell'Abruzzo da molto tempo stiamo cercando di sensibilizzare la politica proprio sull'importanza di rimettere al centro dell'azione amministrativa la famiglia, al centro dell'azione amministrativa della vita sociale, culturale ed economica. L'abbiamo fatto con le recenti regionali in quanto i candidati hanno sottoscritto un manifesto politico molto importante, quindi si sono impegnati. Lo facciamo oggi con l'ANCI. Perché con l'ANCI? Perché i comuni sono gli enti più vicini ai cittadini, alle esigenze dei cittadini. Quindi chiediamo naturalmente che si rimetta al centro dell'azione amministrativa anche dei comuni, si rimettano le politiche familiari. In quanto sappiamo bene che senza figli purtroppo non c'è futuro per nessuno, i nostri borghi sono destinati a scomparire, le scuole chiudono. Sappiamo che nel prossimo anno scolastico avremo in Abruzzo una popolazione scolastica di 3.000 unità in meno e questo è davvero un problema. E allora oggi è l'occasione preziosa perché tramite l'ANCI abbiamo la possibilità di arrivare a tutti i comuni dell'Abruzzo a prescindere proprio dallo schieramento politico. Quindi questo